Guarda come hai ridotto il coltello. Su, prendi questo e fa attenzione, non me li regalano mica. Aspetti qui, per favore. Quante tonnellate hai già fatto? Ah, guarda. Buongiorno. Abbiamo anche... Sto cercando Luke Connelly. È venuto a trovarci. Vorrei vederlo a tagliare canne insieme a noi. All'ultimo della fila. Non perdere, ragazzi. Al lavoro. Forse c'è qualcuno di noi che vuole sposarsi. No! Ciao, prete! Guarda, è un amico di Liu. Ah, stasera ho bisogno di una doppia razione di bistecche io. Pensi sempre a mangiare. Signor O'Neill. Eccomi qua. Devo parlarle di sua moglie. Megan? Cosa c'è? Non sta bene? Ha partorito mercoledì scorso. Una bambina. Io sono l'arcivescovo de Bricassar. Che il diavolo mi porti. Il famoso padre Ralph. Signor O'Neill, sono molto preoccupato per Maggie e sua figlia. Hanno bisogno di una casa. E di lei. È Megan che l'ha mandata? No, mi ha solo scritto una lettera. Capisco la ragione per cui non vuole accettare il mio denaro, ma per il bene di Maggie la esorto a ripensarci. Possiamo considerarlo un prestito. Aspetti un momento. Chi crede di essere lei per potermi dire che cosa devo fare o no? Megan è mia moglie, non la sua. Allora perché non è un marito per lei? Se non è capace di darle l'amore che si merita, le offro almeno una vita decorosa. Non muore mica di fame, no? E adesso che ha anche un bambino, di che diamine si lamenta? Io qui devo finire il mio lavoro. Anche se io le offrissi il denaro per comprare ciò che vuole? Non accetterei nemmeno un vecchio rasoio da lei. Se ne vada, santità, e si porti via i suoi soldi. Quello che ho me lo guadagno da me. Oppure lo riceve in dote. Maledetto prete cattolico. Dovrei fracassarti la testa. Non avere paura, prete. Non voglio rovinare il tuo bel vestito. Comunque, fra noi due, non so chi ha rubato più soldi a Megan. E ora se ne vada. Bravo.